Salve a tutti e benvenuti nel canale di Pensioni e Aggiornamenti. In questo video parliamo di Covid variante Delta. Sono infatti 4 le regioni a rischio fascia gialla. Vediamo che cosa sta accadendo. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente tutto gratuito. La variante Delta sta facendo purtroppo lievitare di nuovo i contagi in Italia. I segnali stanno portando a una certa preoccupazione in quanto la traiettoria dell'onda è molto simile a quella registrata in altri paesi dell'Unione Europea. In un documento riservato, l'Istituto Superiore della Sanità prevede che entro agosto arriveremo a 10.000 casi registrati al giorno. La zona bianca è ad alto rischio dunque. In 4 regioni il ritorno della zona gialla potrebbe essere molto vicino. A rischio giallo in agosto ci sono la Sicilia con un'incidenza 21, la Campania con incidenza 19, l'Abruzzo con incidenza 16,6 e infine le Marche con incidenza 15,3. Le regioni vorrebbero evitare ovviamente il ritorno alla fascia gialla. Il passaggio causerebbe importanti variazioni a partire dal coprifuoco alle 24 e saranno ripristinate le restrizioni per i ristoranti e l'obbligo della mascherina all'aperto. Dunque i governatori hanno proposto di non valutare l'indice del contagio per il passaggio di fascia, ma la situazione negli ospedali, ovvero usare quel termometro per capire se è necessario passare in una zona più alta di rischio. In un documento del Ministero della Salute si parla, a proposito dell'allerta nazionale riguardo alla variante Delta, di rinforzare il tracciamento, applicare la quarantena in caso di sospetta variante e sequenziare soprattutto i campioni per garantire strategia vaccinale che tengano conto della possibile minore protezione contro le infezioni da variazione Delta dopo una sola dose. E anche per oggi è tutto, se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.